Immigrazione, fame, povertà e guerre provocano da sempre emarginazione, cioè l'aumento sconcertante di respinti, uomini, donne esclusi dalla società e dalla sfera produttiva che finiscono nella rete della tratta e del traffico di organi. Il workshop presso la Casina Pio IV in Vaticano sul tema solidarietà inclusiva e integrazione delle persone emarginate ha riunito decine di esperti e ricercatori provenienti da varie parti del mondo proprio per riproporre in termini concreti la sfida dell'inclusione, filo conduttore che accomuna tutte le riflessioni di Papa Francesco sulla dottrina sociale della Chiesa. Includere però non vuol dire prestare denaro a chi vive in uno stato di indigenza e garantirgli così la fuoriuscita dal bisogno, piuttosto renderlo parte attiva di processi decisionali ed economici. Quali le aree dove è urgente agire con strategie praticabili? L'economista Stefano Zamagni. In primo luogo la violenza. Perché nei paesi, nelle comunità dove è diffusa la violenza, e violenza intendiamo di tutti i tipi, è ovvio che non c'è partecipazione. La gente di fronte alla violenza si rinchiude in se stessa, non partecipa, soprattutto coloro i quali occupano i gradini bassi della scala sociale. Secondo, la famiglia. La famiglia è un potente fattore di integrazione. Se noi andiamo a distruggere la famiglia, delegittimandola, facendo credere che tutto sommato si tratta di un'istituzione del passato, non rendiamo un buon servizio alla causa dell'inclusione, perché evidenze concrete mostrano esattamente come la famiglia sia un integratore. Una terza area è quella che riguarda il grosso capitolo dell'educazione, della scuola. È chiaro che deve istruire, deve formare, ma non può non educare. Poi infine c'è il tema della tassazione. Passare dalla diagnosi alla terapia, considerando sussidiarietà e solidarietà come due facce della stessa medaglia, è l'approccio privilegiato da questi studiosi che definiscono scarsi i risultati raggiunti nell'ultimo quarto di secolo da iniziative di portata mondiale come gli obiettivi di sviluppo del millennio promossi dall'ONU, e sono concordi che la soluzione arrivi oggi dal rafforzare l'economia sociale, quella dal volto più umano che mette al centro la persona e sa promuovere un lavoro dignitoso per tutti. Non bisogna però trascurare l'attenzione alla casa comune, perché anche i cambiamenti climatici o lo sfruttamento delle risorse producono esclusione. Il cardinale Maradiaga. Certamente non possiamo dire io vivo bene, sto bene, non mi importano gli altri, perché adesso ci rendiamo conto che è tutto il mondo che soffre quando c'è questa trascuratezza della casa comune. Anche la natura ci chiama e ci dà tanti segni per dire avete cura di me, perché altrimenti andremo nei guai, grossi guai, tante inondazioni in certi posti perché piove più di quello che di solito doveva essere, altri sono in grande siccità. È una mancanza di equilibrio nella natura, e questa è una chiamata anche, una chiamata urgente. L'impegno è allora quello di promuovere modelli economici complementari, infrastrutture innovative, spazi collaborativi anche tra chiesa ed economia, e realizzare quella buona onda di cui parla il Papa, un moto trasversale che abbracci tutto il pianeta per generare cambiamento contro la globalizzazione dell'indifferenza. Ancora il cardinale Maradiaga. Non possiamo prendere i sistemi creati dagli uomini come parola di Dio. Invece la parola di Dio può sfidarci per i cambiamenti che sono necessari. È strettamente necessario di cambiare questa economia. Io penso che dobbiamo sempre cercare il dialogo, il primo punto, però il mercato non è un Dio e purtroppo è stato eretto quasi come un Dio.